elezioni del 25 settembre, non votare chi non ha a cuore la Sicilia. 99% di assenze in Parlamento. Da Lecco, estranea alla nostra terra, non votare Michela Brambilla. Scegli Martina Riggi, una di noi, siciliana, competente. Con questa nuova edizione del nostro telegiornale, il sottosegretario alle infrastrutture Teresa Bellanova e il senatore Davide Faraone hanno lanciato ufficialmente dal palco dell'Eschilo i candidati di Azione Italia Viva. Lars è l'unico nome per la Camera dei Deputati, l'avvocato Emanuele Maganuco. Prima della convention il viceministro ha visitato diverse aziende del territorio, soprattutto quelle che trasformano la plastica delle serre. La Bellanova in città punta sul gas e sull'economia circolare. Sentiamo. Teatro Eschilo pieno per la presentazione ufficiale dei candidati della lista Azione Italia Viva, segnale evidente che la città preferisce ascoltare le proposte dei candidati al territorio piuttosto che andare appresso ai simboli. Ieri sul palco dell'Eschilo c'erano il sottosegretario alle infrastrutture Teresa Bellanova e il senatore Davide Faraone. Con loro i candidati all'Arsi in provincia, Carmelo Migliore, Vincenzo D'Asoro e Giuliana Di Prima, e l'unico nome per la Camera dei Deputati, l'avvocato Emanuele Maganuco. Il viceministro, che già un anno fa era stato in visita in città, ha spiegato così la ragione della loro scelta. Questo territorio, crediamo ai siciliani. Io ho accettato di candidarmi anche nella Sicilia occidentale perché non è la prima volta che vengo in Sicilia e non sono venuta da turista. Io da Ministra dell'Agricoltura ogni mese sono venuta in Sicilia a confrontarmi con gli imprenditori, con i lavoratori, con la rappresentanza istituzionale, perché qui considero che c'è un pezzo importante di sviluppo del paese. Le nostre liste sono fatte da persone che sono nate qui, che parlano lo stesso dialetto dei residenti e che possono portare in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono portare i bisogni e i sogni di questo territorio. La Bellanova ha poi parlato di infrastrutture e di investimenti per lo sviluppo energetico. Dalla viceministro arriva un sì convinto a quelli previsti per il gas, senza giocare, dice, con i sì o con i no. Le infrastrutture energetiche sono qualcosa di molto serio, non si può giocare con questo, con i sì, con i no, assecondando chi si devono fare, ma non nel mio giardino. Noi abbiamo un esempio chiarissimo, io direi paradigmatico per il nostro paese. Il gasdotto TAP che è arrivato in Puglia ha visto tanti che si sono contrapposti perché il gas non ci serve, perché il gas è servire le lobby, perché il gas serve ad altri paesi e non a noi. Il risultato è che oggi si va nelle imprese, si parla con le famiglie e si vede che le bollette sono triplicate rispetto allo stesso bimestre dell'anno scorso e si scopre che il gas è una fonte energetica di transizione fondamentale. Se noi non avessimo fatto la battaglia, se io non mi fossi presa gli insulti, le minacce, le manifestazioni sotto casa di quelli che dicevano no al gasdotto TAP, noi oggi avremmo 9 miliardi e mezzo di metri cubi in meno di gas che arriva in Italia e che ci rende meno dipendenti dalla Russia. Allora noi dobbiamo parlare ad ampio spettro, le infrastrutture, quelle energetiche, le infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali sono fondamentali e nel piano di Italia Viva, Azione, Lista Calenda c'è esattamente questo. Prima della tappa all'Eschilo, insieme agli esponenti locali di Italia Viva e Azione, il viceministro ha visitato diverse aziende del territorio, soprattutto quelle che trasformano la plastica delle serre. La Bellanova punta così sull'economia circolare e non esclude l'ipotesi di un termovalorizzatore se supportato da evidenze scientifiche. La nostra posizione è che bisogna utilizzare tutto quello che la scienza e la ricerca ci mette a disposizione, perché l'economia circolare è qualcosa di molto serio e bisogna approcciarlo appunto non facendo ricorso alle chiacchiere da bar, ma facendo ricorso alla comunità scientifica. Noi prima di venire qui siamo stati in alcune aziende
che riciclano la plastica delle serre, la plastica che sta nelle nostre campagne, che anziché essere bruciata e quindi emettere CO2 nell'ambiente, viene trasformata e vengono prodotti sacchetti che utilizziamo nelle nostre case, che utilizziamo nella catena alberghiera e così via dicendo. L'economia circolare è questo, e per avere l'economia circolare bisogna fare ricorso anche a quelle infrastrutture che ci aiutano a realizzarla. Sull'opportunità invece di realizzare un termoutilizzatore a pochi chilometri al centro abitato in città, una posizione netta la prende proprio il candidato renziano gelese Emanuele Maganuco. La risposta è assolutamente no all'ubicazione del termoutilizzatore a Gela, che si vadano a cercare altre ubicazioni. Usciamo da una crisi industriale, abbiamo iniziato a parlare di bonifiche, stiamo iniziando a cambiare direttrice, dobbiamo iniziare a parlare di turismo, di agricoltura, quindi di sviluppo assolutamente incompatibile con la possibilità di ubicare un termovalorizzatore proprio lì. Quindi iniziamo a parlare di altro, pertanto la risposta è chiaramente assolutamente no, seppure riconosca che in linea di principio non c'è una contrarietà in generale sui termovalorizzatori nel programma nazionale, ma la consistenza, la qualità e la rappresentanza parlamentare serve proprio a questo, anche a discriminare le condotte dei singoli parlamentari da quelle che possono essere le linee e le politiche generali. E adesso diamo uno sguardo ai numeri del contagio. Non si registrano mutamenti significativi nella curva del contagio da Covid in città. Nelle ultime 24 ore 10 nuovi casi, 11 sono invece i guariti. In totale positivi sono 141, non ci sono nuovi ricoveri. Domani è in programma un'assemblea dei lavoratori Tecra, si valuterà l'aspetto dei nuovi bandi per le assunzioni dei servizi in house, ma soprattutto potrebbe essere dichiarato lo sciopero. Tecra infatti ha iniziato ad inviare le lettere di licenziamento e intende lasciare il servizio. I bandi per le assunzioni del nuovo servizio rifiuti predisposti da impianti SRR e l'intera pianta organica stanno per essere inviati ai sindacati, che potranno presentare osservazioni entro fine mese. Comunque l'amministratore della società in house che gestirà il servizio rifiuti anche in città intende pervenire alla pubblicazione. L'ingegnere Giovanna Picone l'ha detto espressamente: i lavoratori dovranno passare comunque da una procedura di selezione pubblica per essere assunti a tempo indeterminato. Da mesi si cerca di arrivare ad un accordo complessivo anzitutto sui parametri e sui requisiti per la selezione, resa necessaria dalla natura giuridica di impianti SRR. In base al cronoprogramma iniziale, che potrebbe comunque andare incontro a degli slittamenti in città, il nuovo servizio dovrebbe partire entro ottobre, ma nessuno si sbilancia. Gli imprenditori di Tecra hanno già comunicato che non intendono andare avanti perché in proroga l'azienda starebbe subendo consistenti perdite economiche. Ieri sono pervenute le prime lettere di licenziamento indirizzate ai dipendenti del cantiere locale. I sindacati, anche al termine di un tavolo convocato al centro per l'impiego di Caltanissetta, hanno confermato lo stato di agitazione. Non solo sono contrari ai licenziamenti, ma vogliono chiarezza proprio sui bandi e sulle procedure di passaggio da Tecra ad impianti SRR. Per sabato è prevista un'assemblea degli operai indetta dalle sigle sindacali USB, FIT, CISL e FILAS. È fissata sia per il turno notturno sia per quello del mattino. Di conseguenza potrebbero esserci rallentamenti anche nel servizio. Si farà il punto sull'eventuale passaggio all'in-house di impianti SRR e sui bandi, ma è anche probabile che venga proclamato lo sciopero. Le organizzazioni sindacali sono inoltre contrarie all'avvio del servizio in città con assunzioni per il tramite di agenzie interinali. La tensione rischia di salire. Il sindaco Lucio Greco sta seguendo l'intera situazione, ha già tenuto un tavolo alla presenza dei sindacati e dei vertici di impianti SRR ed SRR4. Non è da escludere che possa disporre una nuova proroga a Tecra in attesa dell'avvio ufficiale del servizio in house. E la prossima settimana, a 4 giorni dall'Election Day, la Assise Civica si cimenterà con gli atti del nuovo servizio in house, un tema molto delicato anche per l'equilibrio dei Progreco. In attesa degli atti finanziari che la Giunta ha appena varato, l'Assise Civica la prossima settimana si troverà davanti, quasi a sorpresa, uno dei temi più delicati dell'intera esperienza amministrativa di questi 3 anni. A 4 giorni dall'Election Day, il 21 settembre, si tratterà il punto del nuovo servizio rifiuti, quello affidato in house alla società Impianti SRR. È stata inserita all'ordine del giorno la presa d'atto della partecipazione indiretta del Comune di Gela alla società Impianti SRR. Di conseguenza anche la
presa d'atto del progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, il Consiglio dovrà valutare una serie di atti annessi, compreso il contratto attuativo che legherà il Comune alle impianti SRR, la società guidata dall'ingegnere Giovanna Picone, che ha ottenuto la gestione del servizio. La documentazione è stata trasmessa ai consiglieri, questa volta con anticipo, ma in una fase di piena campagna elettorale, a 4 giorni dal voto. Pare che anche tra i Pro Greco non tutti abbiano concordato con la scelta. In base al cronoprogramma iniziale, il nuovo servizio in città dovrebbe partire entro ottobre. Il contratto attuativo, seppur già stilato, non è stato ancora firmato. Tra gli atti trasmessi ai consiglieri c'è il nuovo capitolato d'appalto definito dai tecnici di impianti SRR. Vengono indicati alcuni numeri. Il costo complessivo del nuovo servizio supererà di poco gli 11 milioni di euro. È probabile che l'inserimento di un punto così delicato nel rush finale della campagna elettorale possa essere stato suggerito dalla necessità di chiudere prima possibile con impianti, anche per evitare un'ulteriore proroga a Tecra, i cui responsabili hanno già comunicato che non intendono accettare. Il sindaco Lucio Greco e i funzionari del settore comunale ambiente stanno seguendo l'iter e negli ultimi mesi ci sono stati più incontri con i referenti di impianti SRR. Gela rimane l'unico comune dell'SRR4 che non ha ancora attivato il servizio in house. L'altro è Piazza Armerina, che però sembra in procinto di lasciare l'ambito. Rimane il nodo delle assunzioni, che non è stato ancora del tutto sciolto e si dovrà procedere con criteri di selezione pubblica. I bandi formulati da impianti sono stati trasmessi ai sindacati proprio ieri. Il sindaco Lucio Greco ieri sera aveva indetto una riunione di maggioranza sui temi del Consiglio Comunale della prossima settimana, che annoverà inoltre il nuovo regolamento sul trasporto disabili, altra tappa non facile da affrontare. Il vertice però non si è tenuto, gran parte dei Pro Greco non ha risposto all'appello, principalmente per impegni elettorali, ma pare che qualcuno non abbia proprio gradito la scelta di far arrivare in aula l'atto sul servizio rifiuti prima dell'election day. Scarsa manutenzione, se non praticamente nulla, rifiuti sparsi ovunque, accade anche nell'area adiacente a Palazzo di Giustizia. Ci sono resti di ogni tipo abbandonati lungo le strade di accesso nella zona di parcheggio, anche erbacce verde incolto si notano a vista d'occhio, non un gran biglietto da visita anche per chi frequenta il tribunale per ragioni lavorative. Servirebbe una manutenzione costante, compresa quella della grande fontana progettata e realizzata nella struttura del tribunale, ma che spesso si trova in condizioni pessime. Una chiave per prendere possesso della classe, l'oggetto simbolico che la preside dell'Istituto Verga Viviana Aldisio ha consegnato ai nuovi alunni che fanno parte, che fanno oggi l'ingresso nella scuola media. La festa di accoglienza degli alunni è coincisa con l'inizio dei lavori in via Salonicco per la creazione di attraversamenti pedonali colorati che l'amministrazione sta creando a ridosso delle scuole della città in collaborazione col Kiwanis Club. Anche la scuola Verga riapre i battenti ed oggi è stata organizzata una grande festa per accogliere i nuovi alunni delle classi della prima media. Ogni anno porta con sé, chiaramente, così come il vissuto di ciascuno di noi, il bagaglio delle esperienze degli anni scolastici precedenti, anni scolastici un po' tortuosi obiettivamente. Questo invece è un anno che noi, proprio l'anno della ripartenza, lo abbiamo definito tutti, quindi un anno in cui facciamo tesoro delle esperienze pregresse, ma intraprendiamo un nuovo grande viaggio, un viaggio all'insegna sicuramente della libertà, un viaggio all'insegna della scoperta, un viaggio all'insegna e proprio per questo è un viaggio. Finalmente siamo liberi di muoverci, liberi di socializzare, liberi di instaurare relazioni, quindi un viaggio introspettivo che si proietta sempre nei confronti dell'altro. Sono cessate quasi tutte le regole Covid, però in questa scuola si manterranno quelle buone abitudini che hanno consentito e hanno migliorato il funzionamento a livello logistico della scuola. Sì, in effetti il Covid ci ha creato una serie di cambiamenti non indifferenti, ma ci siamo accorti che questi cambiamenti sono stati anche cambiamenti positivi che manterremo come buone abitudini, come l'ingresso differenziato da più ingressi, non solo non si utilizzerà più l'ingresso solo l'ingresso principale, ma più ingressi sia in entrata che in uscita, per una questione sia di soprattutto di sicurezza. Cercheranno di evitare gli assembramenti, gli areggiamenti, anche la ricreazione fatta negli ambienti esterni, una cosa che abbiamo visto essere positiva sotto tanti punti di vista, e quindi manterremo queste buone abitudini.
per gli alunni che entreranno oggi nella prima media ci sarà un gesto molto simbolico. Esatto, quest'anno con il gruppo accoglienza si è deciso di assegnare, di consegnare ad ogni classe la chiave della propria aula, quindi loro entreranno, accompagnati ovviamente dai docenti, entreranno all'interno delle loro aule e con le loro chiavi appunto apriranno la porta della loro aula, e questo sarà appunto un gesto proprio per far capire loro che dovranno avere cura della propria, dell'ambiente in cui vivono. Stamattina il Comune di Gela si è adoperato per ricreare due attraversamenti pedonali completamente colorati a ridosso di due scuole della città. Questa iniziativa l'abbiamo voluta fare a tutti i costi proprio in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico presso la scuola Verga e la scuola Quasimodo, che sono due scuole importanti della città. E diciamo che è un'iniziativa che ha un valore educativo. L'idea nasce intanto da rendere un po' più attraente le strisce, gli attraversamenti pedonali, in modo che i ragazzi incuriositi attraversano e rispettano il codice della strada, quindi anche sviluppare loro poi in seguito un atteggiamento di rispetto verso le regole, verso quelli che sono i codici stradali. La cronaca giudiziaria è stato fissato per fine ottobre, il giudizio d'appello legato all'inchiesta Polis che si concentrò sul presunto voto di scambio politico mafioso per le elezioni amministrative che diedero la vittoria all'ex sindaco La Rosa, assolto dalle accuse. In primo grado il collegio penale ha disposto la condanna per i gelesi Giuseppe Attardi e Carlo Attardi, padre e figlio, e ancora per Giuseppe Mangione e Salvatore Mangione. Per i gelesi la condanna è stata di 4 anni di reclusione ciascuno, 2 anni e 8 mesi invece per i Mangione. Ancora cronaca giudiziaria, 2 rapine ad un market e un'altra ad una stazione di servizio, fatti che ieri hanno portato alla condanna del 32enne Alessio Bartoli. L'assoluzione è stata pronunciata invece per un altro coinvolto. 3 rapine in pochi mesi, furono presi di mira un market in Viale Indipendenza, colpito 2 volte, una stazione di servizio a Caposoprano. In quest'ultima azione venne ferito un addetto raggiunto alla gamba da un proiettile di pistola. Il collegio penale del tribunale ha condannato il 32enne Alessio Bartoli a 7 anni di reclusione. Il pubblico ministero Gaetano Scuderi, al termine della requisitoria, ha ribadito che tutti gli elementi raccolti dagli investigatori confermano la sua piena responsabilità. La richiesta è stata di 7 anni e mezzo di detenzione. Il collegio penale, presieduto dal giudice Miranda More, all'atere Martina Scuderoni ed Evani Castro, ha accolto in pieno le conclusioni dell'accusa. Sulla posizione di Bartoli gravava soprattutto il contenuto di diverse intercettazioni captate durante la detenzione in carcere. L'imputato avrebbe più volte fatto riferimento alle rapine nel corso di colloqui con i familiari. La difesa, sostenuta dall'avvocato Davide Limoncello, ha però rivisitato il significato di quelle conversazioni, escludendo che Bartoli richiamasse le rapine. Per la procura, però, quanto indicato nelle intercettazioni conferma che ad agire nei 3 colpi fu proprio Bartoli, che invece si è sempre difeso negando gli addebiti. Il legale ha inoltre messo in dubbio l'identificazione dello stesso Bartoli, non individuando riscontri certi. È stato assolto un secondo imputato, Michael Costarelli, era accusato di aver fatto parte del gruppo che rapinò il market, essendo però presente solo in una delle rapine. La procura, al termine dell'istruttoria dibattimentale, non ha individuato elementi che potessero collegarlo alle contestazioni. Il PM Scuderi ha chiesto l'assoluzione. La difesa, sostenuta dall'avvocato Filippo Spina, ha confermato che per la posizione dell'imputato non sono emersi riscontri che potessero accomunarlo a quella rapina ricostruita dagli inquirenti. La difesa di Bartoli, dopo il deposito delle motivazioni, è pronta a rivolgersi ai giudici di appello. E la manutenzione della viabilità cittadina, che spesso si trova in condizioni assai precarie, è affidata a un unico operatore. Gli uffici del settore lavori pubblici, coordinati dall'assessore Romina Morselli, hanno concluso la procedura per l'assegnazione dell'accordo aggiudicato definitivamente alla ditta messinese NT Costruzioni. L'ammontare è di circa 1 milione di euro. Con questa formula sarà la stessa azienda a intervenire per le attività di manutenzione delle arterie stradali, evitando una frammentazione di affidamenti. E anche il liceo classico riapre i battenti per l'inizio del nuovo anno scolastico. Per accogliere le matricole è stato organizzato in auditorium uno spettacolo dal titolo Ulisse. Un momento emozionante è stato vissuto dagli studenti che frequenteranno il loro ultimo anno di liceo. Inizia il nuovo anno scolastico anche per gli studenti del liceo classico Eschilo di Gela.
Ragazze e ragazze si sono alzate alla buon'ora per riprendere le lezioni dopo le vacanze estive. A fare gli onori di casa e dare il benvenuto ai nuovi studenti, il preside Maurizio Tedesco. Riparte anche per il liceo classico l'anno scolastico, un anno un po' diverso. Ma è un anno diverso perché si ritorna alla normalità e tutti avevamo voglia di normalità o comunque quasi alla normalità. Bisogna ancora fare attenzione, però certamente le restrizioni che avevamo gli ultimi due anni sono state eliminate. C'è tutta la voglia di accogliere i nostri, soprattutto le matricole, nuovi studenti, con l'impegno di costruire per loro un percorso formativo in grado di renderli autenticamente cittadini del mondo, cercando di fornire gli strumenti necessari per questa difficile cittadinanza nei tempi moderni, in modo che possano orientarsi in una futura scelta professionale. Un percorso liceale non può non essere proiettato in questa dimensione. Oggi abbiamo organizzato uno spettacolo e il tema di questo spettacolo è Ulisse, quindi una persona che rappresenta la voglia di conoscere, no? la voglia di scoprire nuovi mondi, e certamente questo la scuola lo deve fare. Noi, soprattutto al liceo classico, pensiamo che i ragazzi appunto debbano assolutamente, come dicevo poco fa, essere introdotti in questo mondo straordinario della conoscenza, e soprattutto debbano essere messe nelle condizioni affinché questo fuoco rimanga sempre acceso. Per accogliere le matricole è stato organizzato in auditorium uno spettacolo dal titolo Ulisse. Perché hai scelto di cantare Alba Chiara? Allora, ho scelto di cantare Alba Chiara perché sicuramente, trovandoci in un ambito scolastico, Alba Chiara parla appunto della scuola. Inoltre, reinterpretarla in latino è sicuramente un modo per far capire come questa lingua non sia in realtà una lingua morta, ma appunto può essere anche utilizzata con uno scopo canoro, e quindi cerca di farla diventare una cosa attuale, di attualizzare tutto. Un momento emozionante è stato vissuto anche dagli studenti che frequenteranno il loro ultimo anno di liceo. Questo per te è il primo giorno dell'ultimo anno, come ti senti? Sì, esatto, noi lo chiamiamo appunto il primo ultimo, ovvero il primo giorno dell'ultimo anno del liceo. Per noi ragazzi è stato importantissimo oggi incontrarci appunto prima di entrare a scuola, infatti tutti i ragazzi dell'ultimo anno abbiamo deciso di vederci qui verso l'alba appunto per fare la solita corsa ai banchi, e abbiamo deciso di incontrarci tutti qui anche per vivere insieme questo ultimo momento, perché appunto non si ripeterà, si spera, per molti di noi. E adesso stiamo procedendo con l'accoglienza delle classi appunto quarto ginnasio, quindi con i ragazzi del primo anno, e speriamo appunto che anche loro possano arrivare all'ultimo anno con le nostre stesse sensazioni, ovvero praticamente sentendosi in questo liceo come a casa. Ed X Factor, in onda sugli schermi Sky, ha incassato voti favorevoli e fatto ballare il folto pubblico presente, passando anche il turno. Francesco Guarnera, alias Oli Francisco, da Gela, cerca di bucare lo schermo e di farsi notare dai nomi che contano. Col brano Martina ha coinvolto i giudici di X Factor, ma anche chi ha assistito alla sua esibizione. Francesco si è già fatto le ossa con numeri messi insieme su YouTube grazie ai suoi video. Francesco è prodotto dall'etichetta musicale Gelese Chroma Production, e sul brano portato sul palco di X Factor c'è un'altra firma gelese, che è quella del produttore musicale Enrico Romano. Francesco ha il sogno della musica, è frequente liceo classico e sicuramente non è passato inosservato. È tutto, il nostro telegiornale termina qui. Per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Adesso vi lascio le previsioni meteo. Grazie per averci seguito.
elezioni del 25 settembre, non votare chi non ha a cuore la Sicilia. 99% di assenze in Parlamento. Da Lecco, estranea alla nostra terra, non votare Michela Brambilla. Scegli Martina Riggi, una di noi, siciliana, competente.